Primo spettacolo. Avendo lavorato con la mia band e tutti insieme in studio, e, insomma, è stato molto divertente. Cioè, per la prima volta non avere i chilometri da fare per poter appunto avere questo momento di condivisione, e quindi è stato fortemente ricreativo. Ma poi c'era anche il discorso di riprendere in mano un po' quello che si è fatto nella vita, rimetterci mano. Certo. E riprendere in mano, rimetterci mano e poi proseguire. Infatti, un disco all'interno del quale hai collaborato con tanti artisti. Ascoltandolo così dall'inizio alla fine, è un album dove, al di là degli aspetti, no, legati alle singole canzoni, in cui si sente probabilmente anche la mano di chi ha scritto forse la musica, e adesso faremo un lungo elenco di artisti che hanno contribuito, a partire da Alessandro Raina, che ha firmato con te il singolo che abbiamo appena ascoltato. In realtà quello che emerge è una certa, così, un'omogeneità di suono proprio del disco. La tua voce chiaramente è il filo comune che lega tutte le canzoni, però c'è un'omogeneità di fondo. Io ho letto, hai lavorato all'Elton John in questo album, in che all'Elvis Costello. No, in nel senso che allora sono molto contenta di questa osservazione sull'omogeneità del suono, perché insomma è stata una cosa a cui tenevo moltissimo, motivo per cui ho preso in mano la produzione e cercando di mettere in un album tutta l'esperienza, il lavoro e insomma il suono maturato grazie a tanta esperienza di live. Per cui il gioco era prendere tanti autori diversi, anche perché ce n'è, cioè, insomma, scrivono tutti benissimo, quindi perché doversi ostinare a fare tutto da soli? Mi sembra una roba, certo, molto sciocca. Quindi metodo Costello, perché prendendo tanti artisti differenti che mettessero del loro a disposizione di questo progetto, e poi guidare i musicisti nel lavorare su queste canzoni. Per cui ogni brano nella sua diversità è lavorato nello stesso modo dalle stesse persone.